Ciao a tutti e bentornati in un nuovo LearnMas. Se non conoscete LearnMas, si tratta di un progetto dove pubblico un video ogni giorno, da lunedì al venerdì, per il mese di dicembre fino al 25 dicembre. Si tratta di mini lezioni di 3-4 minuti. Nel video di oggi impareremo le differenze fra attendere ed aspettare. Sono due verbi apparentemente simili ed entrambi si traducono con to wait in inglese. Questi verbi oggigiorno sono spesso utilizzati in maniera interscambiabile. Attendere magari è utilizzato in un contesto leggermente più formale. In realtà, però, questi due verbi hanno una piccola differenza. Impariamo quale. La differenza fra i due verbi sta nello stato d'animo del soggetto. Che cosa significa? Se lo stato d'animo del soggetto nei confronti della persona o della cosa in arrivo è uno stato d'animo, una sensazione di indifferenza o anche ostilità o timore, è consigliabile utilizzare il verbo aspettare. Facciamo un esempio. Sto aspettando i risultati dell'esame. Sto aspettando i risultati dell'esame. Ho usato il verbo aspettare perché il mio stato d'animo nei confronti dei risultati è uno stato d'animo di indifferenza o magari anche un po' di timore. E invece, quando usiamo il verbo attendere? Il verbo attendere lo usiamo quando lo stato d'animo del soggetto nei confronti della cosa o della persona in arrivo è uno stato d'animo di desiderio. Noi desideriamo che la persona o la cosa arrivi. Facciamo anche qui una frase. Attendo le vacanze di Natale. Attendo le vacanze di Natale. In questo caso ho usato il verbo attendere. Ho usato il verbo attendere perché provo un desiderio per l'arrivo delle vacanze di Natale. Sto desiderando il loro arrivo. Abbiamo finito qui con il LearnMas di oggi. Io spero che questa mini lezione sia stata utile. Vi ringrazio come sempre per averlo visto e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo LearnMas. A presto!